Benvenuti a Pianeta Oggi, in studio Massimo Bonella. Dunque, parleremo quest'oggi di un famoso giornalista che si è occupato dei problemi dell'America Latina. Mi riferisco a Italo Moretti, giornalista Rai, ha lavorato per il TG2 Studio Aperto e per il TG3. Il sottoscritto lo ha raggiunto in occasione di un convegno che si era tenuto qualche tempo fa a Zuliano, presso il centro Balducci. Siamo in provincia di Udine. Il nostro servizio. Io ho fatto l'inviato a partire dalla fine degli anni 60, prima per la radio e poi per il TG2. Passato al TG3 mi sono continuato a occupare anche di America Latina a partire dall'87 e quindi ho seguito la realtà di quel subcontinente nei paesi caldi di quella epoca storica, i paesi dei colpi di Stato e delle guerre civili. E quindi il Cile, l'Argentina, prima ancora il Brasile, l'Uruguay e poi il Centro America con Nicaragua e la tragedia del Salvador, di cui si è parlato questa sera qui. Ecco, per quanto riguarda a San Salvador, questa repressione che c'è stata, ad opera di chi? Delle forze armate che sono esercito, guardia nazionale, Polizia de Hacienda, come la chiamano loro, una sorta di guardia di finanza. E quindi c'era un progetto proprio di repressione selvaggia, quotidiana, che colpiva la parte più umile del mondo contadino, il mondo contadino in particolare, oltre naturalmente in città alcune vittime privilegiate, di cui si è ricordato stasera, Romero per eccellenza, poi alcuni ex democristiani che erano usciti dall'ADC contestando l'esperimento del governo misto tra civili e militari. E dietro c'era la mano dell'oligarchia, del grande latifondo salvadoregno, e per quanto riguarda il potenziale bellico, l'appoggio indiscusso e totale, diciamo, degli Stati Uniti, preoccupati delle possibilità che la guerriglia potesse andare al potere. Ecco, il ruolo dell'arcivescovo Romero, sappiamo che ha chiesto aiuto al Vaticano, cosa è successo dopo? Romero aveva denunciato i crimini compiuti contro il suo popolo, è venuto a Roma più di una volta, ma non ha trovato grande udienza, come suol dirsi, nel senso che c'era una sorta di discrimine nei confronti di questa lotta armata che veniva identificata con il comunismo e quindi lui veniva guardato un po' anche con sospetto, Monsignor Romero. E quindi i suoi appelli a favore del popolo, la sua ultima denuncia, l'invito ai soldati a non uccidere i loro fratelli, lo portò alla morte. Ecco, se ne è parlato a sufficienza in Italia, ma in Europa, della drammatica situazione in Sud America, in particolar modo a San Salvador. Ma no, del Salvador in Italia si parlò poco finché, come ho ricordato questa sera, non ci fu uno scontro politico interno italiano addirittura tra i socialisti che erano solidali con il presidente politico del Fronte Rivoluzionario, che era un socialdemocratico, si chiamava Ungo, e la Democrazia Cristiana che solidarizzava con Napoleon Duarte, che era il Presidente della Repubblica e che in qualche modo non riusciva a fermare la mano omicida dei militari con i quali egli governava. Era un uomo onesto, ma un uomo vittima di un'ambizione tragica, quella di poter governare laddove gli era stato impedito di governare con il voto, perché avendo vinto le elezioni furono invalidate dai militari. Egli, sbagliando, acconsentì invece poi successivamente a formare un governo civile e militare nel quale i civili, cioè i membri della Democrazia Cristiana, avevano dei poteri di pura rappresentanza,
laddove il potere autentico e quindi anche la repressione era delle forze armate. Ecco, un'altra considerazione: durante il momento più acuto della dittatura spietata in San Salvador, abbiamo visto anche nei suoi reportage tanti bambini morti. Questi sono i bambini che dalla campagna, malati, senza cure, venivano in città, in questi campi di accoglienza, dove i medici non potevano entrare perché i rifugiati venivano considerati dei terroristi, e quindi questi bambini morivano di morbillo, di malattie infettive. Era una tragedia vedere queste cose. Ringrazio moltissimo. Prego. Bene, ringraziamo Italo Moretti per queste spiegazioni, giornalista RAI, ha lavorato, lo ricordiamo, per il TG2 Studio Aperto e per il TG3. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui a Pianeta Oggi, il nostro approfondimento settimanale. Da Massimo Bonella, l'augurio di una buona giornata e buon proseguimento con la nostra programmazione.